Iniziamo subito, abbiamo qui con me Francesco Franceschini, giornalista, blogger e scrittore, il professor Raffaele Federici, Università di Perugia, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, e un grandissimo applauso per favore per Matteo Garrone. Grazie mille di essere qui. Al colli. E inizieremo con alcune domande dei nostri amici. E abbiamo anche l'amministrazione comunale presente con Giovanni Rubini. E spero qualche intervento dal pubblico molto rapido, perché Matteo veramente fa il tour dell'Umbria oggi e dopo di noi andrà a Spoleto e poi per stasera a Perugia. Se volete faccio una piccola introduzione. Certo, sì. Grazie. Come molti di voi già sapranno, il film che tra poco vedrete racconta di un viaggio, ma un viaggio che diciamo di solito non siamo abituati a vedere. E da anni ormai vediamo sempre le immagini di barconi che arrivano, quando riescono ad arrivare, gli attracchi in Sicilia, centri d'accoglienza, eccetera, mentre di solito non si conosce e soprattutto non si vede nulla di quello che c'è prima. E noi abbiamo cercato di dare forma visiva a tutta quella parte di viaggio che di solito non viene raccontata, e quindi abbiamo fatto una sorta di controcampo rispetto alle immagini che voi siete abituati a vedere. Ci abbiamo messo la macchina presa dall'altra parte dell'Africa e abbiamo raccontato questo viaggio dall'Africa verso l'Europa, cercando di dare a voi la possibilità di viverlo in soggettiva, ecco, insieme agli attori, insieme ai protagonisti, di rivivere l'esperienza del viaggio. Il film è ispirato a dei racconti veri, i ragazzi che hanno vissuto questa odissea. Uso la parola odissea perché loro sono veramente gli unici portatori oggi dell'epica contemporanea, quindi è proprio un viaggio epico, ecco, sembra una fiaba omerica. E quindi ogni fotogramma è ancorato a un vissuto, a una storia vera, dei ragazzi che hanno raccontato la loro storia e che poi ha dato forma alla sceneggiatura di Io Capitano. E anche durante il viaggio, attraverso il deserto, attraverso la Libia, attraverso il mare, tutte le figurazioni, le comparse che vedete dietro gli attori, sono ragazzi e ragazze che realmente hanno vissuto quel viaggio, realmente hanno attraversato il deserto, realmente sono stati nei campi di detenzione in Libia, eccetera. Quindi abbiamo cercato di fare un film di finzione, abbiamo ricostruito una realtà, ma abbiamo cercato anche al tempo stesso di essere molto vicini alla verità di quello che loro vivono. E vedrete, ultima cosa che vi dico, vedrete che il film tratta di un tipo di migrazione che di solito se ne parla meno, ecco, di solito siamo abituati a pensare che chi affronta il viaggio, chi mette in gioco la propria vita per cercare di arrivare in Europa, di solito pensiamo sempre che sia soltanto chi scappa da guerre o da cambiamenti climatici o da situazioni di disperazione assoluta. Invece spesso non si sa che il 70% della popolazione in Africa sono giovani e la globalizzazione è arrivata forte anche lì, quindi loro hanno accesso ai social, hanno accesso a una costante finestra sul nostro mondo. È un mondo estremamente luccicante, perché noi facciamo vedere, proiettiamo soltanto le cose diciamo più belle, non c'è diciamo dietro le quinte, e quindi è umanissimo questi giovani coltivino il desiderio di viaggiare, di conoscere il mondo, di cercare delle opportunità migliori, di inseguire i loro sogni. Siccome c'è un sistema che gli impedisce di viaggiare liberamente, come è successo a noi quando volevamo viaggiare per andare in America o
per poi anche tornare, ovviamente. Allora questa possibilità è preclusa. Quindi in realtà sono giovani che inseguono un sogno e sono disposti a rischiare la propria vita per cercare di combattere un sistema che gli impedisce di potersi muovere liberamente. Questo è il film che vedete. Non so, adesso lascio la parola. Grazie, proprio su questo vorrei chiederle vorrei farle una piccola domanda. Il cinema nasce come mezzo d'espressione di una civiltà borghese, in cui l'epitome di quella civiltà era l'individuo con la secola, l'individuo metropolitano. Come fa un regista europeo a affrontare l'epitome del XXI secolo per un migrante? La vera figura dominante del XXI secolo sarà il migrante, per molte ragioni. Ragioni di opportunità, social media, immagini che fluttuano nel web, ma soprattutto il bisogno di affermarsi, perché c'è questa necessità di affermarsi. E come fa un regista occidentale a raccontare questa storia? Io ho avuto la stessa difficoltà nel raccontare i campi profughi. Io conosco i campi profughi, ho notato molti concetti della migrazione. Ogni volta che entravo in un campo profugo mi sentivo ancora. Certo. Intanto diciamo che prima di fare questo film sono stato anni a riflettere. Questo, se effettivamente i rischi erano tanti, la mia condizione di, diciamo, borghese mi creava un imbarazzo, un disagio, rischiavo di essere l'ennesimo a speculare sul povero migrante, eccetera. Quindi per anni ho sempre rimandato. Ho fatto una riflessione molto semplice, un po' anche banale. Ho detto, vabbè, qualcuno lo deve raccontare. Un po' diciamo che è stato un po' anche il film che mi ha scelto, ma al di là di questo, a un certo punto ho pensato, dico, ma se io riesco a fare un film onesto, vero, sincero, poi negli anni, purtroppo il film rimarrà, io no. Quindi, dico purtroppo perché vorrei rimanere anche io. Tutte queste cose poi saranno secondarie, perché il film rimarrà. E poi l'altra cosa ancora più importante è stata questa, che io ho fatto il film con loro, io ho scritto il film con loro, io avevo loro davanti alla macchina presa, avevo loro davanti al monitor, avevo loro accanto in tutti i momenti della lavorazione, sempre. Ogni momento che costruivo una scena, guardavo come loro davanti al monitor la vivevano. Loro sono stati i primi spettatori, io sono stato un tramite. Questa è stata, diciamo, l'idea che è semplice, è stata questa, quella di fare il film con loro, dare voce a loro, mettermi quasi da parte, mettere il mio sguardo, la mia esperienza a servizio delle loro storie, senza cercare di essere io a voler raccontare loro, ma cercare di essere un tramite. Questo è quello che ho fatto. E infatti a volte mi capita di vedere le immagini di Io Capitano e di dire, ma com'è possibile questo è un film mio? Perché mi sembra proprio un film a tutti gli effetti africano. E per questo non abbiamo fatto insieme. Grazie, shukran. Ecco, io invece volevo partire, io ho visto il film venerdì, l'altro ieri, e volevo partire da una considerazione. Da un termine che oggi va molto di moda, cioè il termine divisivo. E non so come si possa fare a considerare il fenomeno delle migrazioni divisivo dopo aver visto il suo film. Io spero che chi ancora ha delle idee così abbastanza strane sulle migrazioni e anche un po' reazionarie possa vedere e soprattutto possa capirlo questo film. Lei questa speranza ce l'ha, oppure no? Non ho capito bene la domanda. Il termine divisivo, no? C'è qualche parte del nostro paese che ritiene che le migrazioni siano un fatto. Lo devi fare a loro, nel senso che io non lo so. Poi non leggo molto di quello che scrivono del film, sono abituato al fatto che quando fai un film c'è chi lo trova bello, chi lo trova meno bello. Ormai è il mio undicesimo film. È un film che comunque io sto girando tutta l'Italia, e incontrando il pubblico, ho fatto 72 cinema in tutta Italia, quindi è un mese che giro e lo faccio volentieri perché è un film che poi mi dà
tantissime soddisfazioni, incontra un pubblico, come vediamo anche qui oggi, trasversale, ci sono ragazzi giovani, ci sono ragazzi meno giovani, cioè un pubblico molto bello, persone anche di altri paesi. È un film popolare, nel senso proprio più nobile del termine, ma perché è un racconto popolare ed è un film che evidentemente, grazie all'interpretazione che vedrete degli attori, soprattutto del protagonista che ha vinto il premio a Venezia come miglior attore, riesce a toccare evidentemente delle corde, cioè riuscirà, per molti di voi riuscirà a toccare delle corde profonde, che voi vivrete questa esperienza in soggettiva. Io penso che alla fine non è tanto importante le informazioni che il film dà, cioè più o meno tutti noi sappiamo che in Libia ci sono i campi di detenzione che muoiono in mare e che muoiono anche nel deserto. Non è l'informazione, è darvi a voi attraverso il cinema, attraverso le immagini, attraverso il racconto visivo emotivo, darvi a voi la possibilità di vivere emotivamente insieme a loro un'esperienza. Questo penso che sia l'aspetto più importante. Poi che divida, ci sta. Ecco, un'altra cosa, io dal punto di vista della poetica del film, ho visto nel film alcuni momenti di altri suoi film. Per esempio ho visto alcuni frammenti, per esempio, del racconto dei racconti, alcune scene un po' oniriche, surreali, anche di Pinocchio, tutto sommato. Certo. La scena di... Certo. Non dire il finale. No, ma la scena di Seydoux che cerca di salvare la signora, certo, in nel deserto, che purtroppo, certo, ha un mancamento, un malore, eccetera, e poi... E poi succede qualcosa, però si vede anche nel trailer, quindi questo. Ecco, quindi diciamo, è un film possiamo che... dire che ci sono due momenti del film onirici, sì, diciamo, di sogno, ecco, che coinvolgono il protagonista. Che coinvolgono il protagonista, ma perché? Perché voi vedete, è un viaggio di formazione, in questo ci ricolleghiamo anche a Pinocchio. È un viaggio di formazione, cioè il protagonista parte ragazzo e durante questo viaggio si trasformerà e diventerà uomo. Quindi ci sono dei momenti di sogno che servono per raccontare anche tutto quel mondo interiore suo, perché è un viaggio anche interiore, e anche i traumi, le ferite dell'anima. Ecco, questo ti aiuta a capire anche questo ragazzo, durante questo viaggio, i suoi traumi più profondi, più interni. Ecco, però è vero, sì, ci sono molte cose che ritornano anche della struttura di Pinocchio, e anche delle cose che mi hanno fatto ripensare a Gomorra, per una sorta di verità di certe situazioni. E il film è un film duro, come è normale che sia, toccando un tema così drammatico, però abbiamo cercato di non spingere troppo sulla violenza, perché in fondo non volevo più raccontarla attraverso gli occhi suoi che mostrarla. Purtroppo la documentazione che ho raccolto, le testimonianze che ho raccolto, eccetera, purtroppo la realtà è molto peggio. Cioè, il film sarà duro, ma la realtà è molto peggio. Soltanto che a volte, quando rappresenti un mondo, devi fare attenzione anche alla verosimiglianza. Se io avessi messo in scena le cose che mi raccontavano, alcune sembravano inverosimili, sembravano veramente volute, messe lì per creare uno shock nello spettatore. E ho preferito in qualche modo lavorare in sottrazione. La tensione c'è, il dramma c'è, lo evoco piuttosto che mostrarlo. Sì, in effetti questa cosa l'ho notata anch'io, cioè la scena forse più forte, senza spoilerare, come si dice oggi, no? Che è quella un po' delle che poi non ho mai capito perché si usa questa parola spoilerare, che è un inglese così, bello svelare, sì, senza svelare troppo, sì, comunque spoiler, ma proprio suona proprio male, sì, suona male, sì. Svelare così bello. E quindi dico, però nonostante questa volontà di lasciare un po' diciamo dietro le quinte le scene più forti, però comunque sia, a me il film ha fatto l'effetto di un peso, l'ho scritto anche, certo, di un peso che ho tenuto per 2 ore sullo stomaco, come tenessi 5 kg di peso sullo stomaco,
ecco, mi ha fatto sì, questo effetto. E non c'è stato un attimo di rallentamento anche della tensione. Ma non creiamo troppe aspettative, sennò poi magari si stoppa. Però insomma sì, è un film che ha una struttura proprio, come dicevo prima, una struttura classica del viaggio dell'eroe, quindi succedono molte azioni, no? C'è molta azione. Ed è un film ovviamente accessibile a tutte le età, e sono molto felice che sia così richiesto nelle scuole, e questa è una cosa che speravo, perché appunto i ragazzi nelle scuole sono coetanei dei protagonisti del film, e quindi mi fa molto piacere, e sono anche al tempo stesso molto curioso di vedere come il film verrà accolto dai giovani in Africa, perché questo è un film che sicuramente verrà distribuito anche in Africa, e sarà interessante vedere che reazioni avranno. Sicuramente potrà servire, essere d'aiuto per capire a cosa vanno incontro, ma non credo che si fermeranno mai davanti ai vari pericoli, perché comunque la loro voglia di conoscenza, di scoprire il mondo, di cercare opportunità migliori, di viaggiare, non si infrange sicuramente davanti ai pericoli, ai rischi della vita, ai muri, ai fili spinati, eccetera. Quindi comunque saranno sempre lì pronti a cercare di raggiungere un sogno che in parte esiste, in parte abbiamo creato noi per loro. Ecco, due cose al volo. Una relativa al viaggio, cioè appunto lei ha raccontato l'odissea di un ragazzo che parte dal Senegal e arriva in Sicilia. E ci mette settimane, forse mesi, forse arriva in Sicilia e ci mette un sacco di tempo. E però la cosa che fa pensare noi occidentali è il fatto che invece noi saliamo su un aereo e facciamo lo stesso viaggio, al contrario, in due ore. Quello che dicevo prima, esatto, c'è un'ingiustizia di fondo, perché loro vivono sulla loro pelle quotidianamente, loro vedono arrivare i turisti coetanei che spesso parlano la stessa lingua, anche perché parlano il francese, nei loro paesi, ma loro devono rischiare la vita per andare dall'altra parte. Questo, diciamo, è uno delle grandi ingiustizie che esistono e che esisteranno probabilmente ancora a lungo. Ma sul quale poco possiamo fare. L'ultimissima cosa, c'è una scena che secondo me è un po' da film commedia, che dura pochi secondi. No. Stavo massacrando. Che è la scena in cui il capitano della nave cerca di insegnare a guidare la nave. Ma non è un giallo, no? Invece sì. Volevo dire che c'è anche un elemento di commedia, ecco, questo volevo dire secondo me. Sì, ma l'elemento di commedia secondo me c'è nella parte iniziale del film. Nella vita tutto questo. Nella vita c'è tutto questo. Però dico, è vero che c'è una parte, il film inizia, come vedrete, con una leggerezza, no? Perché poi all'inizio sembra quasi un gioco, come molti di loro, e poi, ripeto, il film nasce da dei racconti di chi l'ha vissuta, quindi ho cercato proprio di raccontare anche il quotidiano di quello che c'è dietro, questi numeri, no? Perché poi con gli anni ci si è abituati a pensare che sono numeri. 200 arrivati all'Ampedusa, 300, e ci si dimentica che ci sono delle persone, e a volte è proprio il quotidiano, no? Quello che ti fa vedere che dietro c'è una famiglia, c'è un rapporto con una madre, c'è il rapporto col cugino che ha paura di partire. Queste cose qua, secondo me, sono poi la vera forza del film. Quanto in Parlamento? Forse dovrebbe esserci il 15 novembre una proiezione del Parlamento Europeo, però non lo so se sarà confermata. Si riferiva al Parlamento italiano la signora, credo. No, comunque c'è il Parlamento Europeo, ma non so bene se poi verrà qualcuno, non ho capito bene, se, perché si organizzano, ma poi non so, sai, magari trovi una saletta sperduta con quello che ha organizzato, i due fratelli, e non lo so come sarà. Una domanda volevo farle io. Questo film ha vinto tra vari, scusate, i premi anche la Green Drop, che è un premio collaterale del Festival di Venezia, che premia le opere
meritevoli per aver raccontato i fenomeni del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, dell'ecologia, insomma tutte queste tematiche. E ricordiamo anche che il film è candidato all'Oscar, speriamo tutti che possa andare nel modo migliore. Comunque la domanda era appunto se ci potevi dire riguardo questo elemento dell'ecologia in questo film. Di come poi le migrazioni, spesso tragiche, come in questo caso, vengono causate anche dai cambiamenti climatici, dall'impoverimento dei suoli. Sì, però è un altro film. Sì, però è un altro film. Se vuoi che te lo dico. No. Sì. Cioè, qui in realtà il tema è un altro. Cioè, ci sa chi viaggia e parte per cambiamenti climatici, perché non ha più la possibilità di lavorare, perché magari ci sono appunto dei cambiamenti climatici che creano appunto disperazione, cioè, come guerra, però il film che ho fatto è un altro, cioè ti fa capire che non bisogna pensare che loro desiderano di muoversi solo per quello. Bisogna muoversi perché sono esseri umani, perché sono persone, perché hanno voglia di avere opportunità migliori, perché magari hanno anche il fascino dell'Occidente, di conoscere il mondo, di vederlo. Perché uno deve pensare solo che partono perché scappano da guerra. No, certamente no. Come noi, uno dei motivi. Noi siamo da sempre un popolo migranti, quindi, però dico anche noi, io volevo andare in America, ci sono andato, non mi è piaciuto, sono tornato, però avevo 18 anni, volevo andare in America a vedere. Come noi, è una storia universale, sono storie. Quindi se vuoi per il premio ti dico che c'è cioè, il cambiamento climatico, ma non è il film che ho fatto. No, è un film. Il tema che sta andando ma non è un film, diciamo per il futuro fare un film penso comunque dovrete in anticipo per... abbiamo una piccola grande sorpresa che ho svelato prima abbiamo qui Renato Casali, direttore dell'ISTES, Istituto Studi Teologici e Storico Sociali, che ti premierà un premio alla carriera. Grazie. Prego. Ciao, premio chi ti ha fatto la carriera. Grazie, voi siete la direttrice del Terni Film Festival. Grazie. No, è quello che il film che hai fatto, che è un film particolarmente importante. Noi a Terni, in questo cinema, ci abbiamo anche fatto alcune giornate del nostro festival, che dura da 18 anni ed è dedicato al dialogo interculturale e interreligioso e in particolare ai migranti. Noi abbiamo fatto anche dei concorsi proprio per i migranti del territorio. Il nostro territorio, Terni, Narni, è particolarmente sentito questo tema perché abbiamo grandissimi cittadini immigrati. E quello che diciamo da 18 anni, effettivamente, è che si parla tantissimo di queste tematiche. Sono usciti tantissimi film, anche molto premiati, su questo argomento, ma non c'è mai nessuno fino ad oggi che si era veramente messo nei panni di queste persone. Quindi è un argomento, diceva Francesco, divisivo destra-sinistra, ma la verità è che sia la destra che la sinistra li guardano come numeri, come vittime. C'è chi li chiama invasori, chi li chiama poverini da aiutare, ma sono sempre dei numeri. E eravamo 18 anni che aspettavamo un film e lo dicevamo sempre, ma è possibile che non c'è nessun regista che sia interessato a conoscere le storie vere di queste persone? Non lo potevi dire prima. E volevo aggiungere una cosa su Matteo Catrone. È uno dei pochissimi registi italiani che sperimenta davvero, nel senso che sappiamo che poi quando uno fa un film di successo crea la sua poetica, il suo stile e tende a ripetersi. Io per usare un termine che usava Alessandro Dall'Archi, che era un altro grande nostro amico, lui diceva io faccio prototipi. E Matteo Catrone fa prototipi, perché non c'è un film di Matteo Catrone che assomiglia a un altro film di Matteo Catrone. Ogni volta è una sfida il tuo cinema. Sì, diciamo che qui io me la sono proprio mischiato poco tanto. Ma tra l'altro l'ho fatta in una lingua che non capivo, il ruolo. Mi dirigevo senza sapere quello che diceva. È stato, ecco, quindi volevamo, ci tenevamo particolarmente, ringraziamo Ruggero, ringraziamo anche Giovanni Rubini, l'assessore alla cultura del comune di Narni, per averci ospitato in questa giornata, perché era per noi particolarmente importante incontrarti e consegnarti questo premio. Premio, sono
vedere che la sala è piena, lo schermo sembra abbastanza grande. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Congediamo Matteo che... allora buona visione. Grazie a tutti. Grazie.